In Liguria i positivi al virus sono 4.749. Aumentano i guariti, i decessi totali da inizio emergenza sfiorano le 1.300 unità. Papa Francesco prega per chi ha perso il lavoro in questo periodo di emergenza. La Liguria anticipa i tempi, da oggi i lavori preparatori per la riapertura dei locali delle attività al pubblico. Domani al via i lavori del secondo e terzo lotto per la sistemazione della strada della Ripa. 95esima edizione del Palio del Golfo ancora avvolta nell'incertezza, ma la speranza è l'ultima a morire. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del TLS Giornale. In apertura, come sempre, il quadro sanitario dei dati relativo all'emergenza coronavirus. In Liguria le persone positive al virus sono 4.749, 42 meno di ieri. Gli ospedalizzati sono 522, dato stazionario, mentre le terapie intensive sono 38, 3 meno di ieri. Le persone guarite non più positive sono 2.790, 74 più di ieri. I decessi di pazienti Covid-19 positivi salgono a 1.291, 12 più di ieri. In ASL 5, cioè nella nostra provincia, i pazienti ricoverati sono 43, mentre le terapie intensive sono 5. E nella messa nella Domus di Santa Marta, questa mattina Papa Francesco ha pregato per tutte quelle persone che hanno perso il lavoro in questa difficile situazione di emergenza, che da emergenza sanitaria si è trasformata col passare del tempo sempre di più in emergenza economica. Papa Francesco ha pregato ricordando che il lavoro non è solo uno strumento per procurarsi un reddito, ma è qualcosa di più, dà alla persona dignità e completezza. Ascoltiamo le parole del Santo Padre. Ci uniamo ai fedeli di Tremoli, alla festa di rimensione del corpo di San Timoteo oggi. In questi giorni tanta gente ha perso il lavoro, non sono stati riassunti, lavoravano in nero. Preghiamo per questi fratelli e sorelle nostri che soffrono questa mancanza di lavoro. Da oggi è in vigore una nuova ordinanza di Regione Liguria. Seconde case, sport e lavoro. Progressivamente, gradualmente ci si riappropria di spazi e di libertà personali. Sullo sfondo resta una divergenza tra il governo centrale più cauto nelle riaperture e le regioni che reclamano maggior autonomia decisionale. Tutti i dettagli nel servizio di Sergio Diofili. È in vigore da oggi la nuova ordinanza della Regione Liguria con l'obiettivo di effettuare interventi di manutenzione, sanificazione e di predisporre tutte quelle attività a tutela della salute pubblica e dei lavoratori e per ogni azione connessa alla riapertura dell'attività nel rispetto del distanziamento sociale. Riaprono le residenze turistiche alberghiere, locande, alberghi diffusi, affittacamere, bed and breakfast, case vacanze per ospitare persone che si spostano per lavoro. È consentito il commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette. Si può svolgere attività motoria quale corsa, tiro con l'arco, utilizzo della bici, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo, attività sportive acquatiche individuali come windsurf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca e vela da effettuarsi in forma individuale. È però vietato avvalersi delle strutture ad uso comune, bagni, docce, bar che devono restare chiusi. In mare è consentita la pesca sportiva e ricreativa anche in acque interne o in spiaggia. Nei boschi la caccia di selezione al cinghiale, il controllo della fauna selvatica, la raccolta dei funghi e dei tartufi. È consentito l'allenamento e l'addestramento dei cavalli o di ogni altro tipo di animale e l'attività di educatore cinofilo purché svolto in aree autorizzate. I residenti in Liguria possono coltivare l'orto. Sono consentiti su tutto il territorio regionale gli spostamenti anche con i co-residenti per qualsiasi necessità con l'obbligo di rientro in giornata. Anche le uscite in barca per più persone purché co-residenti. È possibile raggiungere la seconda casa, i camper o la roulotte per lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione.
Ginevra Masciullo e Davide Morina ci accompagnano ora per le vie del centro cittadino per conoscere come il commercio sta reagendo a questa difficile situazione di crisi. Cominciamo da un'attività che si occupa della vendita di calzature per bambini. Il 27 aprile, tra le varie riaperture, c'è stata anche la riapertura dei negozi che vendono calzature per bambini. Com'è la situazione e come vi state organizzando per tutelare voi stessi e il cliente? Sì, dal 27 aprile, grazie alla nuova ordinanza che appunto il Presidente Totti della Regione Liguria ha dato questa possibilità, proprio perché c'era già l'abbigliamento e non le calzature. E sicuramente i bimbi hanno bisogno di scarpe perché i piedi crescono. E soprattutto poi il cambio di stagione, il cambio climatico che è venuto caldo all'improvviso, e questo ha permesso appunto anche ai genitori di poter portare i bimbi a comprare le scarpe. Il riscontro è stato abbastanza positivo, anche se comunque lavorare così è difficile, perché con i bimbi mantenere distanza di sicurezza comunque non è semplice, però facciamo il più possibile. Ecco. Essendo appunto difficile gestire i bambini, perché comunque piccoli ed è difficile spiegar loro la distanza di sicurezza, quali sono stati i mezzi che avete dovuto, diciamo, avere? Oltre appunto all'entrata il gel, devono entrare obbligatoriamente con le mascherine, ci siamo anche organizzati con questi caschetti per riuscire a servire i bambini senza che sono completamente chiusi, e poi quando uno ha finito, un po' come quelli dei medici, penso più o meno. A causa appunto di questa situazione si è anche dovuto ridurre il personale per motivi di sicurezza. Sì. E infatti noi abbiamo due dipendenti, però data la metratura quadrata del negozio possiamo starci solamente in due persone, un cliente e un bambino, per cui le due dipendenti sono costrette a stare in cassa integrazione, cioè sono in cassa integrazione, anche perché non si potrebbero far lavorare. Vediamo ora il settore della ristorazione. Attivo già da tempo il servizio da asporto, si attende di sapere quando sarà possibile ritornare ad accogliere le persone all'interno dei locali. Sempre Ginevra Masciullo e Davide Morina. Siamo in uno dei luoghi simboli della Spezzinità in Cucina, un locale storico che però si è dovuto adattare a questa situazione. Certamente, certamente. Come vedete, solo l'asporto però. Col servizio una persona per volta nella parte dell'asporto, qua diamo solo l'accesso al servizio Just Eat per dare le consegne ai ragazzi, i driver di Just Eat, per il servizio a casa. Basta, tutto qua. Per il momento siamo limitati a questo, che è il minimo proprio sindacale permesso, in attesa della riapertura del tavolo, che sicuramente non inizieremo da Via Magenta, perché sicuramente in questa zona dovremo strutturare delle regole un po' più restrittive, quindi inizieremo a fare una prova dal Mirabello, perché abbiamo degli spazi maggiori, è tutto all'aperto, abbiamo una bella superficie ampia da poter gestire e mettere le distanze forse anche più larghe di quello consentito, in modo che la gente sia tranquilla, e fare una prova per vedere il cameriere col cliente come affrontarsi, no? Perché poi comunque muoversi, gestirsi. La parte più difficile sarà questa, perché 2 metri di distanza, 4 metri quadri di distanza tra tavolo e tavolo diventa difficile. Come vedete qua, pensavamo di fare l'entrata di là e l'uscita di qua, in modo che la gente non si incontra nell'entrata e nell'uscita. Però sono tutte cose che stiamo studiando da noi, perché non abbiamo direttive precise, quindi. Questo è quanto. Partirà domani la seconda fase di distribuzione gratuita delle mascherine in tutte le farmacie della Liguria, messe a disposizione dalla Protezione Civile regionale. Test sierologici e tamponi nasofaringei su base volontaria, in spazi idonei, con personale specializzato nel pieno rispetto della privacy e vietando qualsiasi utilizzo discriminatorio nella attività lavorativa. È quello che chiedono le segreterie di CGIL e FIOM della Spezia per i lavoratori di Fincantieri Muggiano. Si utilizzino i fondi provenienti dal MES, cioè il Fondo Salva Stati Europeo, per completare l'ospedale del Felettino. La proposta arriva da Guido Mellei del gruppo Leali alla Spezia. Sentiamo l'intervista di Jacopo Cidale. Nei giorni scorsi, come sappiamo, l'Italia ha ottenuto
l'accordo con l'Europa circa il cosiddetto MES, come le Alia Spezia proponete che una parte di questi fondi venga destinata al nuovo ospedale del Fenettino. Durante questa terribile emergenza hanno fatto la loro parte l'ospedale Sant'Andrea, pur nelle sue strutture ormai un po' decrepite, e il San Bartolomeo di Sarzana, ma certamente manca alla Spezia un vero nuovo ospedale, l'ospedale del Fenettino. Sono passati mesi da quando la giunta regionale, in maniera irresponsabile, ha fatto naufragare il cantiere, rescindendo il contratto con l'impresa Pessina, che peraltro non aveva dimostrato grandissima affidabilità. Oggi non sappiamo più nulla, non sappiamo se mancano all'appello molti milioni di euro, credo almeno 40, non sappiamo se è stato definito un nuovo progetto. È per questo che, come gruppo Leali a Spezia, abbiamo lanciato una proposta, quella di individuare un nuovo progetto esecutivo e realizzarlo che preveda un ospedale moderno, all'altezza delle esigenze di un'epidemia come quella che abbiamo avuto, ad esempio dotandolo della terapia intensiva con strutture all'avanguardia per accogliere e assistere i pazienti per tutte le patologie. Per questo un'idea potrebbe essere quella di richiedere una ripartizione dei fondi salva Stato, il famoso MES, quando verrà approvato definitivamente da Governo e Parlamento, per ottenere i finanziamenti necessari. Per ottenere tutto ciò è fondamentale una sinergia tra le varie istituzioni. Crediamo che sia una proposta di assoluto interesse che debba vedere la Regione, il Comune e tutte le forze politiche locali e nazionali sostenerla perché possa essere finalmente realizzato il nuovo ospedale degli Spezzini. Quello di terza media è un esame di Stato ed è soprattutto il primo vero esame che i ragazzi si trovano ad affrontare. Ha quindi un valore speciale che va salvaguardato anche in questa situazione di emergenza, per non svilire un passaggio fondamentale della vita di ogni ragazzo. Maria Cristina Sabatini. In questo periodo di emergenza anche la scuola si è adeguata con nuove forme di didattica a distanza. Ecco, tra poco ci saranno anche gli esami degli studenti. Quali sono le novità? Perché la normativa è sempre in movimento. Sicuramente l'emergenza ci ha colto alla sprovvista e quindi ci siamo dovuti un po' reinventare per tanti versi, però poi siamo stati accompagnati da circolari ministeriali e fino al decreto dell'8 aprile e siamo ora in attesa delle nuove ordinanze che abbiamo già avuto modo di vedere in bozza. Devo dire che le scuole hanno dato una risposta eccellente a questo momento di emergenza, però naturalmente ci sono anche delle ombre, non solo luci. In primo luogo tutti i progetti che non abbiamo potuto portare a termine e poi la cosa peggiore, più grave, è questo fatto che la didattica a distanza aumenta le disuguaglianze. Ecco, il termine dell'anno scolastico è anche periodo di esame e soprattutto vogliamo fare un focus sull'esame dei ragazzi delle terze medie. Cosa cambia? Cambia molto. L'esame quest'anno coincide con la valutazione del consiglio di classe, quindi non ci sarà nessuna delle tradizionali prove di esame. I ragazzi saranno valutati in uno scrutinio. La prova non ci sarà, ci sarà però un elaborato che loro devono redigere e che concorrerà alla valutazione finale. Io parlo però di una bozza dell'ordinanza ministeriale, ne parlo perché è pubblica, però non è ancora ufficiale. Noi, mondo della scuola, speriamo ancora che ci sia qualche correzione, perché i ragazzi dovrebbero consegnare questo elaborato entro il 30 maggio, che dovrà essere esposto di fronte al consiglio di classe. Non c'è più la commissione d'esame, ma il consiglio di classe farà le veci della commissione, presieduta naturalmente dal dirigente scolastico. Questa esposizione, in base alla bozza, dovrebbe avvenire entro la fine delle lezioni, che per la regione Liguria è prevista per il 10 giugno. A distanza, in modalità telematica, però si comprimono molti tempi. Ecco, noi in questo momento siamo molto preoccupati per i tempi. Prenderanno il via domani i lavori del secondo e terzo lotto per la sistemazione della strada della Ripa nel comune di Vezzano Ligure. Il finanziamento complessivo da parte di Regione Liguria è di 8 milioni di euro. Si
Siamo nel mese mariano, ascoltiamo ora la riflessione quotidiana del nostro Vescovo che ci porta a riflettere sui gesti, le parole e i momenti più significativi della vita di Maria. Continuiamo il nostro cammino proprio con la figura di Maria. Abbiamo visto le principali parole di Maria, ora vediamo i momenti di silenzio che sono altrettanto eloquenti. Il primo, ritorniamo proprio al momento dell'Annunciazione. Dopo quelle domande, dopo quella risposta dell'angelo, Maria cade in un profondo silenzio, ma il silenzio di chi è cosciente ormai di aver ricevuto un dono da Dio grande, il dono del suo figlio, della parola eterna, che ora lei porta nel suo grembo. Maria è stata veramente evangelizzata, nel senso che ha ricevuto il Signore Gesù, l'Evangelo vivente, e quasi inconsapevolmente in un primo momento, perché dovrà crescere anche lei nel comprendere questo mistero, però già lo accoglie in quel grembo che diventa il luogo profondo della parola, che poi verrà donata a noi. E questa avviene nel silenzio, è l'immagine di come va accolta anche da parte nostra questa parola di Dio, che è proprio il Figlio del Padre, e di come debba essere custodita all'interno delle nostre giornate. Liquidità agevolata per il terzo settore e microprestiti per persone in difficoltà. Fondazione Cari Spezia mette in campo un pacchetto di aiuti economici per tutti quei soggetti colpiti dalle difficoltà economiche procurate da questa emergenza coronavirus. E curioso episodio alla stazione della Spezia, dove un cinghiale è stato immortalato mentre passeggiava sui binari. La diminuita presenza dell'uomo a causa delle norme anti-coronavirus fa sì che gli animali selvatici si spingano sempre più a valle, fin dentro, come dimostra questo filmato, i centri abitati. Adesso una notizia di cronaca. Nella scorsa nottata una pattuglia della squadra volante della polizia interveniva in via Genova, cogliendo in fragranza di reato due uomini che si erano introdotti in una proprietà privata per rubare un'auto, non riuscendovi perché incapaci di utilizzare il cambio automatico. Nel tentativo maldestro di riuscire a muovere il mezzo, urtavano infatti il cancello della proprietà ed il rumore metteva in allerta la famiglia dei proprietari, che chiamavano prontamente il 112. E la prima domenica d'agosto a Spezia vuol dire Palio del Golfo. Il Comitato delle Borgate e il Sindaco attendono direttive chiare dal governo, ma l'impegno di tutti è quello di far sì che la manifestazione possa svolgersi. Selene Ricco. In tanti si domandano se ci sarà questo Palio del Golfo oppure no, una domanda a cui non si può ancora dare una risposta certa, però chiediamo al Presidente del Comitato delle Borgate, Massimo Gianello, quali sono i possibili scenari. I possibili scenari sono, nella migliore delle ipotesi, tre. Per assurdo che ci dicano che a agosto sia tutto tranquillo, che si possa far tutto e quindi non c'è nessuna decisione da prendere, si va avanti e va bene così. La peggiore è che il governo, la regione, che ci dica: signori, 2020 è impensabile fare una manifestazione come il Palio del Golfo, e quindi anche in quel caso ci si dovrebbe mettere l'anima in pace e stoppare tutto quello che sta andando avanti. La terza ipotesi, dove a quel punto lì sicuramente subentra la decisione chiaramente del sindaco, che è il garante del Palio, assieme alle 13 borgate, che ci dicessero: sì, si può fare in queste condizioni, magari rinviandolo di un po'. A quel punto è chiaro che bisogna mettersi a un tavolo, vedere se è possibile attuare le condizioni che ci detteranno e se comunque la manifestazione non perde il suo spirito. Ecco, comunque siete sempre in costante contatto anche con le amministrazioni locali, ovviamente, come detto, le decisioni non dipendono solo da voi, però siete comunque pronti per lavorare qualunque sia il possibile sviluppo. Sì, assolutamente sì. Come te ben sai, è chiaro che noi a marzo, quando c'è stato lo stop, le borgate avevano già fatto l'80% del lavoro, nel senso interventi sulle barche appoggio, sulle strutture, quindi il grosso, anche purtroppo economicamente, era stato fatto. Quindi ora le società sono anche in difficoltà.
era stato iniziato il lavoro delle sfilate, cioè era a marzo, diciamo che il paglio è in discesa, no? Si comincia a pensare veramente alle gare che ci sono tra un mese e mezzo. Quindi è chiaro che economicamente è stato una cosa impegnativa anche nella considerazione che poi il 50% delle borgate vivono sulle sagre, sulle feste, e quindi stoppando anche quelle, in effetti siamo in difficoltà. È chiaro che siamo in contatto continuo col comune, che ha dato la sua completa disponibilità, nel limite di vedere cosa si possa fare. Abbiamo tante alternative. Ora, però, prima di decidere come procedere, è chiaro che è determinante capire cosa si potrà fare. Quindi ci riaggiorneremo non appena ci saranno novità. Piogge, rovesci, temporali e venti forti con raffiche di burrasca hanno investito, come previsto, la Liguria. L'ondata di maltempo ha portato ARPAL a prorogare l'allerta gialla in vigore dalle 21 di ieri sera. Nel Levante Ligure l'allerta permarrà fino alle 3 del mattino di domani. E in conclusione vi ricordo che i programmi di Tele Liguria Sud sono consultabili alla pagina 150 del nostro televideo, mentre alla pagina 400 sarà possibile consultare la programmazione del giorno successivo della scuola in TV, in onda rispettivamente sui canali 171 di Luna TV e 274 di Ecclesia per La Spezia e canali 605 e 656 per Massa Carrara. Per questa edizione è tutto, vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo a cura di Limet, il centro meteo della Liguria. Da parte mia, come sempre, l'augurio di una buona serata. Una buona serata a tutti da Daniele Gallo. Residua instabilità sulla nostra regione, specie a Levante. Mercoledì, nuovo possibile passaggio perturbato. Ma veniamo ai dettagli. Per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 12 maggio, nelle prime ore del mattino il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso sul settore orientale, con ancora rovesci moderati. Maggiori schiarite invece sul centro ponente. Nel corso della mattinata le piogge a Levante si faranno sempre più deboli e rade, cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sul settore centrale, mentre a Levante si faranno largo ampie schiarite. Debole instabilità appenninica, dove non escludiamo qualche rovescio passeggero, più probabile sulle Alpi Liguri e in Val Fontanabuona. In serata aumento graduale della nuvolosità anche a ponente, ma senza precipitazioni di rilievo. I venti saranno al mattino moderati da sud-est sul centro Levante, forti da sud-ovest al largo. Il libeccio poi sarà in calo nel corso del pomeriggio, ma tornerà a essere forte lo scirocco nelle valli più interne del Genovese e del Savonese. Il mare molto mosso, con moto ondoso in leggero ma graduale calo durante la giornata. Infine, le temperature. Segnaliamo che le massime saranno in aumento. I valori minimi costieri oscilleranno tra 13 e 16 gradi, mentre quelli massimi tra 19 e 22 gradi. Se volete maggiori informazioni sul tempo di domani e dei prossimi giorni, potete visitare il sito centrometeoligure.com.